tutti ragazzi, buongiorno, bentornati come al solito insieme a Guerzo 86. Oggi siamo ancora in auto per testare la qualità video e la qualità sonora di Le Eco, Le 2, il piccolino di casa Le Eco, o meglio casa Le TV, se siete come me dei nostalgici del nome. Non sono due aziende differenti come ho letto in alcuni commenti, è la stessa azienda, uguale, ha solamente cambiato il nome dalle TV alle Eco. Allora, nel weekend ho installato la ROM targata Grosso Shop, che è l'unica ROM che avrà l'italiano, quindi se state pensando di comprare questo dispositivo per poi installare la ROM italiana, vi posso subito dire che dovete tassativamente e solo comprarlo da grossoshop.net, perché vi spedirà il telefono con la ROM in italiano. Se lo comprate da un altro store non avrete la ROM, perché la ROM non sarà pubblicata online sui vari forum. Quindi avete ben capito già dove dirigervi se volete comprare questo prodotto targato Le Eco. Allora, a livello di qualità costruttiva abbiamo la solita qualità, la qualità del vecchio Le TV, la qualità del nuovo Le Eco, quindi non è cambiato, massimi livelli, massimo design, materiale sempre al top, il top, perché su un prodotto da 180 euro abbiamo veramente materiali premium, materiali perfetti, costruzione proprio perfetta, cosa che non è stata per me Meizu M3 Note ad esempio. Non abbiamo memoria espandibile, piccolo punto di demerito, perché 32 giga non espandibili oggigiorno sono abbastanza limitanti. A livello qualità fotografica, questo è una qualità buona. Il Le Max 2 Max è spaventoso, con il nuovo sensore Sony messo a fuoco ibrida è davvero una fotocamera non performante di più. Poi vedrete tutti i vari scatti. Poi che dirvi ragazzi, a livello di ricezione mi sembra buono questo Le 2, superiore a Pro 6, che al lato proprio ricezione mi ha deluso tantissimo. Non so se questo video arriverà dopo o prima la recensione di Pro 6. Mi ha deluso perché non prende male LTE, dove in questo momento sto prendendo segnale LTE. Non tanto perché manca la banda 800, perché io con 3 Italia non fa utilizzo di banda 800, quindi non ne sento il bisogno. È proprio una mancanza, una grave mancanza a livello di segnale, forse la ROM, forse non lo so. Questo Pro 6 amore e odio di continuo, ecco, è proprio il succo della recensione. Oggi è una bellissima giornata ragazzi, veramente un clima strepitoso, 13 gradi di mattina, con un bellissimo sole, stanotte è venuto un temporale incredibile. Altre novità? Non ho altre novità proprio a livello di prodotti, perché sto testando questi prodotti nuovi arrivati, ogni giorno cambio proprio telefono, poi arriverà chiaramente altri vlog. E Le Eco, ecco, la rottura di coglione è stata ieri sera, che volevo vedere un video su YouTube, sono andato a pensare il jack, non mi ricordavo che ci volesse l'adattatore, e lì veramente mi sono cascate le balle, perché mi sarei dovuto alzare dal divano, andare a prendere la scatola delle Eco, tirar fuori il piripacchio, l'adattatorino per andare a inserirlo nell'USB Type-C, mettere le cuffie. Ho fatto prima a prendere l'iPhone e inserire il jack lì dentro. Questo è uno dei punti in cui si è sempre detto che mettere un jack, un riduttore, è una palla clamorosa. In effetti ieri sera hanno avuto la prova e la controprova assolutamente. Però ragazzi è tutto, tanto ci sentiamo prossimamente, vi ricordo il canale Telegram @Guerzo86 per rimanere sempre sintonizzati nei vari video, e ci sentiamo prossimamente. Ciao a tutti ragazzi. Salve a tutti ragazzi, bentornati nel nuovo car vlog, vediamo un po' se riusciamo a mettere a fuoco, dovrebbe andare da sé, non lo so.
siamo insieme alle due pro, quindi l'Eco, insieme a Guerz 86, insieme all'Eco, le due pro, insieme a una bolla incredibile che mi è venuta qua, non so se si nota, qua, proprio in fronte. Stiamo andando a lavoro e quindi, come al solito, car vlog. Allora, su questo le due pro abbiamo installato la ROM Grosso Shop, ROM che è la solita di Le 2. I due telefoni sulla carta sono paradossalmente identici, anche se devo dire alla fine non è così. Non è così perché, allora, Le 2 Pro secondo me ha una taratura intanto del display differente rispetto alle due normale, molto migliore questa qua di Le 2 Pro. Poi ci sarà anche le due Max, è arrivata la ROM al Grosso Shop di Cuoco 92, mi ha passato il link stamattina, quindi dopo, quando tornerò a casa, rimetterò questa ROM. Ho visto qualche screen, qualche test di AnTuTu, 122.000, quindi incredibile, intanto stiamo salendo come solito, 122.000, un punteggio incredibile proprio. Sarà, sono curioso di provarla assolutamente. Che dire, più o meno l'esperienza d'uso, anzi è la medesima delle due, quindi tutto quello che ha detto delle due, jack delle cuffie che non c'è, bisogna adattarlo tramite l'adattatore, insomma tutto quello che è stata l'esperienza delle due la riporto anche sulle due pro. Le due pro alza un attimino l'asticella a livello di prezzo. Ho messo la coverina che danno in dotazione, coverina che la trovo utile perché non ti dà in mano quell'effetto tagliente dei materiali con cui è stato costruito questo le due Pro, e quindi ecco, le due non c'era custodia nel telefono, questo è un peccato, mentre qua c'era la custodia, la sto usando. Le due Pro si differenzia dalle due anche per lo spessore della fotocamera, qui la fotocamera sporge un attimino, e poi insomma nient'altro, sto testando il segnale come al solito, poi arriverà la video recensione completa. Beh ragazzi, ci sentiamo nei prossimi car vlog allora, e niente, continuate come sempre a seguirmi sui vari social, sul sito, insomma dove più vi piace. Ciao a tutti raga. Salve a tutti ragazzi. Buongiorno, oggi è lunedì 23 di maggio. Allora, abbiamo un paio di occhiali nuovi Ray-Ban, comprati ieri, visto che i miei dopo, credo 5 anni, non ne potevano veramente più, quindi abbiamo sostituito i vecchi occhiali. Siamo nel car vlog, come di consueto. L'ultima prova, questo è le due Max. Ho installato la ROM Cuoco 92, ROM che ci porta l'italiano, il Play Store, il root, insomma ci porta veramente tutto, come Paolo BB72 ha fatto per le due Pro. Le due Max secondo me ha un paio di particolarità da non sottovalutare. Allora, in primis accoppiata Snap 820 e Adreno 530, la miglior GPU in commercio con il miglior processore in commercio, a livello proprio di prestazioni, quindi va come le bombe. 134.700 punti su AnTuTu, una roba impressionante davvero. E poi c'ha questa fotocamera con autofocus ibrido di Sony, l'ultimo, che vediamo anche sulla X6300, che è spaventoso, cioè velocissimo. Mi sta sorprendendo questo Max. Il colore è bruttissimo secondo me, vi dico subito la verità, per me questi Leco con questa colorazione oro rosa, che però ecco, sotto il sole cambia totalmente colore, vanno visti dal vivo, però ragazzi non si possono vedere veramente, cioè il colore è bruttissimo. Ovviamente poi arriveranno anche le altre colorazioni, allora lì sì che potrebbe scattare l'acquisto, perché questo qui in particolare secondo me è un top assoluto. Allora, perché? Allora, intanto ha la curvatura dietro, cioè proprio dietro negli angoli, non è tagliato e tagliente come gli altri Leco, ma bensì
fa delle curve e quindi il grip è migliore rispetto agli altri telefoni, gli altri due modelli secondo me. Poi vabbè, non è pesantissimo, l'unica cazzata che hanno tutti e tre in comune è che se io voglio mettere il jack delle cuffie bisogna per forza usare l'adattatore. Dai ragazzi, non si può, secondo me non si può. Vabbè che hanno voluto precedere Apple, cioè prima lo mettiamo noi, tanto sul prossimo iPhone secondo i vari rumors ci sarà questa remota possibilità di non avere il jack delle cuffie, ma assolutamente non è vivibile la cosa, proprio non posso. Già uno dovrebbe comprare secondo me un adattatore USB Type-C, USB normale, perché almeno così è tranquillo e a posto. In più devo anche star lì a rompermi con l'adattatore a per il coso, per il jack delle cuffie non si può, ragazzi. Tanto un tempo che sta, oh, c'è un nero, tra un po' mi sa che piove. È ritornato anche lui, ragazzi, quindi l'iPhone 6S Plus è partito a malincuore. Perché a malincuore? Perché comunque era, è tuttora un telefono meraviglioso, secondo me stabilissimo, una batteria infinita. Però dopo un po', ragazzi, a me quel sistema operativo lì forse va troppo bene, non so come spiegarlo, mi annoia. Quindi devo rompermi il capino con Android. Allora è arrivato lui, è arrivato il Nexus 6P con per il momento la ROM stock. Ho tolto la dev perché è sempre una dev, quindi ancora qualche problemino lo dava, qualche surriscaldamento di troppo c'era, allora sono voluto passare alla ROM normale. Quando mi arriveranno un po' di dispositivi da testare, in sim primaria, dovrebbe arrivare HTC M10, più che altro per il lato di fare una review particolare. Stiamo organizzando una piattaforma su Pianeta Smart, poi vabbè, la vedrete successivamente, quindi necessita la review con non vi dico altro, insomma. E quindi cosa succede? Succede che sul Nexus 6P vorrei fare route e provare qualche ROM, quindi magari anche fare qualche recensione, tornare come una volta a fare recensione di ROM, perché voglio un po' diversificare qualche cosina. E quindi cosa succede? Succede che ovviamente non posso, essendo per il momento il mio dispositivo primario, andare a mettere una ROM, mettiamo che sia buggata. Vabbè che ho sempre fortunatamente questi dispositivi che sto testando via via, quindi cambiare sim e metterlo qua non succede niente, anzi, e quindi si potrà tranquillamente fare. È che ho bisogno di avere due sim, quindi una è dentro l'Echo che sta registrando adesso, una è nel Nexus EP, e quindi staremo a vedere poi successivamente. Allora, niente, quindi un'altra prova, mi sembra abbastanza buona la qualità di questa fotocamera frontale dell'Echo, le Max. E poi arriveranno le recensioni complete, ho girato ieri quella di Le 2, poi girerò anche quella di Le 2 Pro, perché tanto sono molto simili i due telefoni, se non quasi identici. Cambia la fotocamera, passa da 16 a 21 mega. Questo, poi arriverà anche la recensione di questo Le 2 Max, che avete già capito è il mio preferito, è assolutamente il vincitore tra i tre dispositivi, che poi anche vedremo uno a fianco all'altro, perché bisogna anche capire le varie fasce di prezzo e capire le varie fasce di utenza che coprono questi smartphone. Per oggi, ragazzi, io vi saluto, come al solito vi ringrazio della compagnia e niente, ci sentiamo sui vari social. Vi ringrazio anche della presenza su Pianeta Smart nella giornata di ieri, domenica, perché siete stati veramente una valanga, quindi io come al solito vi dico grazie e niente, se poi volete partecipare anche voi a Pianeta Smart, tanto è un sito liberissimo, lasciate un commento qua sotto nel video e ci sentiamo prossimamente. Ciao a tutti!